il nome donne in primo piano, come cittadini in primo piano. E io sono felice di moderare questo incontro, perché non posso essere che onorata anche, visto le bellissime personalità che sto per presentarvi. Allora, inizio subito, io mi presento per chi non mi conosce, sono Cecilia Salerno, sono una naturopata, sono impegnata da 20 anni in quello che è il benessere psicofisico e sono un'operatrice ABBA, cioè l'ABBA è un linguaggio per lo sviluppo dei bambini autistici. Presento le personalità qui sedute al tavolo. Comincio con la dottoressa Anna Teresa Farciglia, presidente associazione Arpi Bellizzi, è un'associazione di promozione sociale e fautrice di varie iniziative qui a Bellizzi sul territorio, appunto. L'avvocato Patrizia Quaranta, da sempre impegnata nella sua attività a difesa anche delle donne. Poi abbiamo la dottoressa Saviana Bonavita, insegnante e coordinatrice della scuola San Giuseppe, sempre qui a Bellizzi. Poi abbiamo la dottoressa Ilaria Gaiola, che viene sempre presentata come la più giovane della lista, ma io è anche una ragazza impegnata, laureata in scienze dell'educazione. E un saluto va anche alle altre due candidate che sono presenti qui e sono sedute in prima fila, Marica Pellicola e Masha Cristina Maria. Presente qui al tavolo a sostenere le donne della lista civica, il candidato a sindaco Rolando D'Alessio. Allora, io sono felice di essere qui oggi perché parleremo del sociale e io voglio citarvi una formula che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito anni fa, cambiando quello che era l'idea di stato di salute. Lo stato di salute non è più assenza di malattia, ma è l'insieme di varie componenti, quindi ambientali, sociali, ecologiche, che fanno sì che l'uomo, l'individuo, possa mantenere, prevenire e mantenere uno stato di salute. Quindi non è importante vivere 100 anni, ma è importante come si vivono questi 100 anni. Perché si può anche vivere a lungo, ma se viviamo in un posto che è inquinato, che con una precarietà del lavoro, una precarietà dell'abitazione, un continuo susseguirsi di eventi stressori e stressanti, questa non è vita. E quindi parlare oggi del sociale è importante, perché il sociale copre un ambito molto grande, che passa dall'ambiente all'ecologia, allo stile di vita, a quello che è l'integrazione dell'individuo appunto nel tessuto sociale. È in base proprio a questo assunto che le donne qui sedute si sono riunite e hanno formulato vari punti delle politiche sociali che vogliono trattare. Cominciamo dalla dottoressa Farciglia. La dottoressa Farciglia è sempre stata sul campo di battaglia.